Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Febbre da pronostico. Siamo sempre da Better in via Cannaviello. Sempre con noi Antonello Sollo. Ciao Ciao. Antonello. Allora Antonello, Juve è tornata capolista. Lui è tornata, mi stai dando una notizia che non te l'aspettavi. ah, no, già era capolista, estracapolista. Sì. Vabbè, no, scusami, già, perché già era capolista. Adesso ha consolidato più 4. Ormai ormai è finito un altro campionato, ne ha vinto un altro. È andata. Quindi, beh, adesso forse l'Inter del nostro regista Antonio Annacone forse potrà fermarla, però No, che ma dici? non credo, ormai è inarrestabile. Inarrestabile anche quest'anno. Sì. Purtroppo non si può fare nulla contro la Juve. Il campionato è stato avvincente fino ad ora, però penso che È d'ora in stata poi, bella, è stata bella finché è Antonio. durato. È stata bella. Bene, quindi partiamo con la Serie A, partiamo con la Juve, partiamo con la capolista, ha vinto un altro Ok. scudetto, diciamo un'altra volta, ha vinto un altro campionato. Vai Antonio. Allora, partiamo sparati come sempre con le sei partite che abbiamo scelto di Serie A. E come prima partita abbiamo scelto proprio Spal Juventus. Vogliamo dare una piccola speranza alla Spal nel primo tempo. Diciamo che il primo tempo lo vogliamo far finire X, il secondo tempo 2, beccandoci una quota a 4,05. 4-0-5, comunque vince la Juve, quindi Però però diamo una speranza, alla chiamiamola così, Spal, alla primo Spal. tempo, la nostra quota si alza. Poi c'è L'Inter di Antonio Annacone. l'Inter di Antonio Iannaccone. Vediamo cosa abbiamo scelto noi di Better. Per Sampdoria Inter abbiamo scelto 1-2 più gol, quotato a Quindi 2,55. Antonio, stai sereno perché ci sono delle possibilità. Ci sono molte possibilità, entrambe le squadre hanno bisogno di vincere, ci saranno dei gol e una delle due vincerà. Poi, tanto per cambiare, noi mettiamo sempre che vince Sempre il Benevento. il Benevento Cagliari 1 a 2,45. Com'è? Ah, gioca bene il Benevento, cioè non porta a casa punti, Gioca però. bene, però come si dice? Bene, ma non benissimo. Purtroppo il gioco a volte in sé non serve. Vabbè, diciamo che non quaglia il Benevento, Sì. però ha una serie di ottimi calciatori. Bella, ma non balla. No, una Sì, squadra bella, ma non balla, come si dice dalle nostre parti. Si dice in ci un'altra sono maniera, un però. sacco di detti che purtroppo non si possono nemmeno dire. Ci oscurano. Vai, Poi Torella, c'è poi. Torino-Fiorentina, puntiamo sull'1 del Torino perché non vince da un bel Da un po'. bel po', nonostante ci sia stato il cambio in panchina. Sì, all'inizio è andato bene, poi non lo so, si sono un po' scocciati di giocare. L'1 è quotato a 2,05. La Fiorentina è una squadra molto a fasi alterne, quindi ci sta che perde a Torino. Sorpresa. Sorpresissima, questa è la sorpresa della giornata. Crotone-Roma, noi puntiamo tutto sull'1x quotato a 2,50. Dopo le fatiche della Champions, Di la Roma solito tu le rallenta un pazzie pochino. le lasci alla bomba, invece E oggi ti invece oggi ci sei. siamo anticipati. Io volevo fare proprio un risultato esatto inserito No, no, tra. no, no. Ma Lo meglio di diamo, lo no. diamo, lo Lo diamo. diamo, lo diamo. Quindi 1x a 2,50. Il Crotone è una squadra molto agguerrita, sta lottando per la salvezza. Ricordiamo che mancano 10 giornate. Tutte le squadre che stanno lottando per la Eh sì, salvezza daranno dei devono accimolare. grattacapi. Anche perché il Crotone è a 24 insieme al Sassuolo e a 24 è anche la Spal. C'è una mucchiata Eh sì, praticamente, Verona non 22, si Spal capisce 24, Sassuolo 24, Crotone 24, Chievo 25, Cagliari 26. che. Quindi sono lì, 10 partite, non sono tantissime. Sì, basta vincerne una che ti trovi fuori e basta perderne una che ti trovi in Serie B. E poi per ultimo c'è Napoli-Genoa. Genoa, l'ex Allora, capolista. l'ex capolista del Napoli affronta il Genoa, squadre gemellate, e noi puntiamo sul gol del Genoa nel secondo tempo. Il Napoli alla fine prende sempre un gol. Quindi E se il aspetta, Genoa. Antonello, giusto per fare intendere a me e ai nostri Sì. spettatori, gol del Genoa al secondo tempo vuol dire che il Genoa deve segnare un gol, Un basta un gol, basta un gol però gol fatto nel secondo tempo. Ne nel può fare secondo anche tempo. 5.000, il primo tempo non valgono, ne basta uno nel secondo tempo. E quanto è quotato? A 3,5. Quindi, 3,55. considerando che il Napoli il gol lo prende Lo sempre. prende, e questo è un regalo. Questo davvero è un regalo. Guardate, non mettetevi le mani nei capelli, non svenite perché la cifra di oggi è È esorbitante. esorbitante. Cioè, Contro euro? contro euro vinciamo 1.519 euro.
Guarda, ti stai superando, eh? No, che volete di più, eh? Anche perché li stai mandando tutti in bancarotta, quindi sì, non sì, so. Praticamente hanno speso i 1500 euro. Fino ad ora recupererete tutti i soldi. Tutti i soldi. Queste giocate che abbiamo fatto fino. Quindi giocatela questa, eh. Ma se 3 euro sono tanti, mettetene 2. Con 2 euro vincerete. 1.000 euro. 1.000 euro. Mille, no, l'ho provato, non mi sono fatto i conti, l'ho provata anche da 2 e mi sembrava vabbè, anche perché 1.500 ne togli diviso 3 fanno 5 fanno 500, se metti 2, un 1000. Euro vinci 500 euro, quindi siamo, fanno 1.000, quindi siamo una giocata perfetti, pure da 2, due perfetti idioti, perfetti matematici, matematici. Ci butti sempre idioti. A terra matematicamente idioti, idioti no. Passiamo alla serie B, cioè matematico questo. È matematico, è scientificamente provato. Ok, passiamo alla serie B. Abbiamo scelto 6 partite. La prima è Cittadella Bari, puntiamo sul gol a 1,72. Poi c'è Brescia Cremonese 1 a 2,50, Frosinone Salernitana x2 a 2,25, Ascoli Ternana 1 a 2,25, Empoli Venezia x fisso a 3,35 e infine Avellino Pescara 1x più gol a 2,10. Bene, Antonello, abbiamo chiuso la serie A, abbiamo chiuso la serie B, dove ci andiamo? Dove ci allora, andiamo di ci bello? Spostiamo un po' all'estero, prima in Inghilterra, dove abbiamo scelto Stoke City Everton. Sono due squadre che prendono una caterva di gol, quindi qua abbiamo scelto over a 3,5, quotato a 3,75. Qualcuno dirà li prendono, ma chi li fa? Però se le difese fanno acqua, sai, qualche papera del portiere, ci saranno tanti gol. Ci può stare. Sì, allora, poi andiamo in... Capatina in Spagna, Villarreal, Atletico Madrid. Un attimo in Spagna perché... Giusto un attimo però, Giusto un attimo e poi ci non vi adeguate perché poi dobbiamo ripartire, vai Antonello. Villarreal, Atletico Madrid, x2 più gol quotato a 2,55. L'Atletico Madrid prende pochissimi gol e perciò questa quota è abbastanza alta. E ci puntiamo. Però sai, gioca in trasferta, Villarreal è comunque sì, una squadra... Villarreal è una squadra... Che può dar fastidio... Quindi, dà fastidio, sì. Quindi ci sta tutto. Allora, oggi mi stai sorprendendo, sì. A parte un paio di come questa che viene ora di in sciocchezza. Un'altra piccola sciocchezza. C'è Nizza Paris Saint Germain. Noi puntiamo sull'1x così a 3,55. Cioè, Paris Saint Germain le sta distruggendo. Allora, in Paris Francia può... tu hai messo 1x al Nizza. Allora, a parte che c'è lo scoramento per l'uscita dalla Champions, okay. Cioè l'obiettivo campionato è quasi raggiunto, le può perdere pure tutte, dietro non c'è la forza di raggiungere il Paris Saint Germain. Inizia una squadra che ha degli ottimi elementi. Mario. In rosa c'è Mario, ma ce ne sono anche altri. Mario Balotelli. 1x a 3,55. 1x a 3,55, quindi tu hai giocato 5 euro, giusto? 5 euro. Con 5 euro? Perché mi piaceva tantissimo. Se ne vincono 169. Beh, 169 e 73 centesimi. Bene, Antonello, chiudiamo? No, no, non chiudiamo perché devi dar di matto. Non ho esagerato questa volta. Non hai esagerato. No, e tu quando non esageri, che fai paura. Allora, noi ce ne andiamo in Svizzera. Svizzera non siamo mai andati quest'anno. Poche volte, quest'anno forse no. Basilea un po' di volte, no? Nemmeno. No, mi sembra di no. Però sì. Io siamo volevo scegliere in Australia. Basilea. Siamo andati in Australia perché c'era il match, ma io non vado a caso, cioè, i miei last minute, cioè, non è che li scelgo a caso. Ma scegli Ryanair o... Ma di solito vado in macchina, perché ho un last minute con la macchina. Allora, Zurigo... Tanto il colore della macchina di Antonello... Non ne parliamo. È un colore molto particolare, no? Quindi... mi riconoscete, diciamo. Zurigo Young Boys, uno scontro al vertice. Young Boys è primo in classifica, Zurigo mi sembra terzo o quarto. In Svizzera non si disdegnano i gol, non so perché le porte sono più larghe o
un po' come l'Olanda, durano di più, sì, un po' come l'Olanda, un po' come tra il basket americano e il basket. Ci sono delle differenze nei campionati, ci sono campionati dove si segnano percentuali di gol più alte e campionati dove meno. Uno di questi è la Svizzera e quindi questa partita è sicuro che finirà 3-3. È quotata a 51, con 5 euro vincete 255 euro. Beh, vabbè, dai, questa bomba. Questa bomba secondo me è fattibile. Dopo 25 puntate ti do ragione sulla bomba. Sì, matematicamente ho ragione. Ma ecco, matematicamente, ritornando al nostro matematicamente. Matematicamente. Stavolta potrebbe andare. Potrebbe essere. Okay. Potrebbe essere. Marchevata, giocate il contrario, 0-0, sicuro la prendete. Bene, noi siamo in chiusura, ringraziamo come sempre la regia affidata al nostro sempre presente Antonio Iannaccone. E ringrazio te, Antonello, per essere sempre un mio compagno, un mio compagno di sventure. Ci rivediamo settimana prossima, sempre qui da Better in via Canaviello, con febbre da pronostico. Il gioco può causare dipendenza patologica, gioca responsabilmente.